Il teatro antico di Taormina si illumina e al tramonto apre al pubblico. Vant create site? Find free word prestemes and plugins. Un intervento illuminotecnico volto alla valorizzazione e alla riqualificazione energetica di uno dei più importanti siti archeologici in Italia, il Teatro Greco di Taormina, è il progetto donato dal gruppo Meta Energia, tra i primi operatori nazionali del settore energetico, al Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana. Il progetto di illuminazione, che ha portato alla realizzazione di un nuovo impianto completamente a LED, è stato realizzato grazie alla sinergia tra il Dipartimento, il gruppo Meta Energia, che hanno finanziato e gestito tutta la fase progettuale, e i Guzzini Illuminazione, azienda scelta come fornitore per le soluzioni di illuminazione. L'intervento nato dalla collaborazione tra l'ingegner Roberto Sannasardo, Energy Manager del Dipartimento dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nonché Lighting Designer del progetto, Maurizio Molinari, presidente del gruppo Meta Energia, e dell'architetto Vera Greco, direttrice del Parco Giardini di Naxos, consentirà ai visitatori, per la prima volta nella storia del teatro, di accedervi durante le ore serali a partire dal mese di luglio, compatibilmente con l'utilizzo del teatro per la stagione concertistica e gli altri eventi in programma. Il progetto sviluppato per il teatro antico si inserisce all'interno di una strategia più ampia del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana volta non solo ad adempiere agli obblighi di legge, ma anche e soprattutto a promuovere il tema del risparmio e dell'efficientamento energetico nel settore dei beni culturali della Regione Sicilia, come già attuato con le medesime procedure con il relamping LED della Valle dei Templi di Agrigento, ha commentato l'ingegner. Roberto Sannasardo, Energy Manager del Dipartimento dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Come noto, l'architettura è inscindibilmente legata alla luce, ecco perché il progetto, oltre a soddisfare i requisiti illuminotecnici ed energetici, acquista un valore aggiunto che è quello di sottolineare gli elementi architettonici e archeologici, come ad esempio i reperti che si trovano sui percorsi nella Summa Cavea, che vengono adesso percepiti come componenti significative del monumento, arricchendo l'esperienza con un aspetto didattico ma, al contempo, emozionale, ha commentato l'architetto. Vera Greco, direttrice del Parco Giardini di Naxos. All'interno del teatro antico di Taormina sono stati selezionati apparecchi di illuminazione di minimo ingombro visivo, a temperatura di colore calda e ottima resa cromatica, che hanno permesso di esaltare le peculiarità architettonico-paesaggistiche di uno dei luoghi più affascinanti della storia antica. Il rinnovamento del precedente impianto, tramite l'integrazione o la sostituzione degli apparecchi esistenti con nuovi apparecchi a LED altamente performanti, consentirà, inoltre, un risparmio energetico dell'80% rispetto all'impianto precedente e un conseguente contenimento dei costi di gestione. Per garantire una resa cromatica adeguata, che non alterasse il colore originale della pietra, sono stati installati 113 apparecchi a proiezione LED Viterc 90, integrati da 44 apparecchi LED RGBW. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.